Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti amici di Facebook e non, perché non è che esiste soltanto Facebook, ci sono anche tanti amici che non hanno un profilo Facebook. Se gli capiterà, se qualcuno gli farà sentire questo video, saluto anche loro quelli che non hanno un profilo Facebook o non sono amici miei su Facebook, non per qualcosa, perché ci sono tante persone, tanti profili, quindi uno non è che può essere amico con tutti. Vabbè, detto questo, volevo dire che non è che ci sta solo i social network per chiacchierare con gli amici. Oggi, negli ultimi anni, con questi social network proprio si sta sempre più in solitaria, ci si incontra solamente alle volte solo su Facebook, le cose. Cioè, si è perso un po' sta cosa di organizzare, di incontrarsi fuori con amici. Ma non tanto per colpa dei social network, ma soprattutto per quello che sta succedendo, che ci ha colpiti nell'anno appena trascorso, nel 2020. Trattasi di questa pandemia che purtroppo ci ha tolto tutte queste cose. Cioè, se prima uno su Facebook andava a cavoleggiare così, a salutare qualcuno, lo faceva perché in quel momento non aveva niente di meglio da fare. Oggi invece con queste quarantene, con queste chiusure, con queste zone rosse e tutte quante, siamo quasi costretti ad incontrarci tramite i video, come sto facendo adesso, come hanno fatto molti con le dirette Facebook, le cose, no? Molte persone sono costrette, siamo costretti ad incontrarci così. Io spero che tornerà tutta la normalità, da come si dice, chi lo sa meglio di me, pian piano ritorneremo alla normalità vaccinandoci. Vabbè, ben venga il vaccino, cioè, voglio dire, a questo punto io credo che sia una cosa che non si può dire di no. Cioè, ci dobbiamo vaccinare, che parola dei medici, degli scienziati, se non ci vacciniamo quasi tutti, la normalità, non sconfiggeremo mai questa pandemia. Perché no? Va bene, con questo video voglio fare, sono disposto pure a fare da testimonial, diciamo, no? Casomai, se quando sarà il mio turno, quando sarà il mio turno, se mi vaccinerò, non è un problema, mi posso pure riprendere col permesso dell'infermiera, del dottore, mi riprendo, mi vaccino e poi lo pubblicherò, chi lo sa, non lo so. Comunque, fatto sta che 2 settimane fa, esattamente l'11 gennaio 2020, stavo a casa, avevo mangiato un po' di carne alla brace, ho detto, ma faccio un bel bicchiere di vino rosso, stavo bevendo, vabbè, lasciamolo da parte queste, devo parlare serio, ma questo il vino, vabbè. Allora, stavo facendo sto bicchiere di vino, ho detto, ma faccio una cosa, per giocare, mo mi faccio una foto, un selfie, come si chiama, mi faccio sta foto, beh, faccio una foto e lo pubblico su Facebook. Lo pubblico su Facebook, vado a pubblicare, mentre stava a pubblicare sta foto, mi appare la scritta Facebook, scrivi qualcosa, no? E mi sono messo a scrivere qualcosa su, no, su due mani, su proprio sullo pollice, così. Mi sono messo a scrivere qualcosa, ho detto, guarda, devo raccontare con una poesia rimata con le rime baciate, quello che è successo nel 2020. Tutto il 2020 voglio raccontare, con questa poesia scritta proprio così, con 5 minuti, senza troppo pensarci. L'ho pubblicata su Facebook, alcuni l'hanno visto, l'hanno letto, ho ricevuto commenti abbastanza positivi, che è caruccia, che potrei farci una canzone, casomai in un futuro ci potrò fare pure una canzone. Comunque questa poesia, oh, mi devo mettere un po' serio perché ho cercato di fare un qualcosa serio, di parlare, ho cercato di avere un 5 minuti di serietà. Vabbè, ve la voglio recitare, si chiama proprio la poesia, i titoli, non sono mai stato bravo a mettere i titoli, però gli ho messo nome Il 2020, praticamente cosa è successo in tutto il 2020 e cosa succederà appresso. Vabbè, nell'anno del 2020 non ci sono divertimenti. Fare niente si è potuto per un virus sconosciuto. Legati come a una catena, siamo stati in quarantena.
In estate uno spiraglio, risultato poi un abbaglio, di potere ritornare ad una vita normale. Non c'è stata soluzione, son tornate molte zone, gialle, rosse ed arancione. Alla sera io mi chiedo, ci sarà pure un rimedio? Ecco, arriva una notizia che non viene dall'immondizia. Per tornare nel nostro agio, per sconfiggere il contagio, fatti una vaccinazione per pulire il polmone. Io rispondo in modo serio, senza farne un putiferio, che da sempre il mio vaccino è birra, carne e un po' di vino. Stop. Vabbè. È un finale un po' scherzoso, l'ho voluto ammettere un po' sulla serietà e un po' sullo scherzoso così. Però non voglio dire che, sai, molte volte si fa le battute, no? Ho visto molti amici su Facebook che postavano gli arrosticini, i peperoncini come me pure, i bicchieri della birra, questo è il nostro vaccino naturale, come i peperoncini sott'olio che io ne ho fatte a bizzeffe. Però dai, devo dire che questo l'ho voluto mettere un po' sullo scherzo, il fatto che il mio vaccino è la birra, carne e un po' di vino. Come ho detto all'inizio del video, io sono per la vaccinazione. Potrei concludere dicendo che, cari amici, per tornare ad abbracciarci, dobbiamo proprio vaccinarci. Ciao.